stato un inquilino che abitava, cioè che abita in uno stabile, che è stato svegliato da un forte rumore di vetri infranti e si è affacciato e ha visto tre soggetti che si stavano dando alla fuga. Ha chiamato immediatamente la centrale operativa, che è rimasta a contatto con il richiedente sino all'arrivo delle volanti, che fortunatamente erano già in zona, in via Dalmazia, e hanno immediatamente notato questi tre soggetti che fuggivano in direzione del torrente. E uno di questi tre soggetti aveva in mano un oggetto abbastanza voluminoso e immediatamente gli agenti si sono posti sulle loro tracce, senza perderli di vista. I tre sono fuggiti all'interno del torrente e mentre due sfortunatamente sono riusciti a scappare, il terzo è stato con tempestività bloccato e tratto in arresto dagli operatori. Il terzo era proprio quello che aveva quell'oggetto voluminoso di cui si era disfatto poco prima, ma sempre in contatto visivo con gli agenti delle volanti. Le ricerche degli altri due continuano. Noi abbiamo sequestrato la Fiat Bravo utilizzata per la spaccata, e quindi da questo sequestro vediamo se la scientifica riuscirà a trarre elementi utili al fine del proseguimento delle indagini, e le indagini stesse saranno affidate alla squadra mobile per il proseguo e l'eventuale cattura degli altri due soggetti fuggitivi.